Hai messo su un gruppo e con questo gruppo volete suonare in giro oppure volete registrare qualcosa e metterlo online? Bene, nel 2016 vi do una notizia, non ha alcun senso che voi vi iscriviate alla SIAE. Esatto, non ha senso. Una band che nel 2016 si iscrive alla SIAE è pazzia, è anacronistica, è qualcosa che non ha più senso nel 2016 iscriversi alla SIAE, perché la SIAE è un dinosauro, io lo posso dire, secondo me la SIAE è più dannosa che il resto, perché adesso in Italia, nel mondo, è nata Soundriff. Ragazzi, Soundriff è una svolta. Prima, quando io ho iniziato a suonare 10 anni fa, possiamo dire sì, 10 anni fa, ho iniziato a suonare in maniera più seria, dovevi farti i calcoli, se aveva senso iscriversi alla SIAE o no, perché, la SIAE aveva una quota di iscrizione, una quota da pagare ogni anno, e quindi se non facevi almeno 20-30 concerti non aveva senso, se no spendevi solo soldi e non guadagnavi niente, e poi, tutta una serie di cose che non erano trasparenti, non si capivano. Ogni 6 mesi ti arrivava un pagamento dei diritti maturati del semestre dell'anno precedente, quindi ti paga ogni anno, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato eliminato, grazie a Dio, da una società che si chiama Soundriff. Ragazzi, adesso in Italia esiste Soundriff. Soundriff fa le stesse cose della SIAE, tutela i passaggi radio, tutela i live, i diritti connessi, tutti i diritti riguardanti appunto i passaggi anche in rete e nell'online. Ed è un passo avanti. Se tu stai iniziando adesso a fare musica, non puoi iscriverti alla SIAE. Nel 2016 è follia. Non puoi, anche se adesso la SIAE ha messo che sotto i 30 anni è gratuita, ma è un ridicolo, secondo me sempre, la mia opinione personale, è un ridicolo tentativo di stare al passo con la concorrenza, perché adesso c'è una concorrenza, c'è un'alternativa finalmente. Con Soundriff ti iscrivi, ti registri al sito, è gratuito, in un attimo carichi le canzoni, basta caricare un MP3. E il brano è depositato, fai tutto online. La SIAE vuole ancora il manoscritto, spedire un modulo, gli uffici preposti al deposito dei brani non sono tutti, quindi in alcune città non puoi, devi spedire, devi andare all'ufficio centrale. Pazzia la SIAE, pazzia. Tu sei su Soundriff, ti registri. Ti scrivi la tua band, tutti potete essere autori del brano, depositarlo creando ognuno il suo account, i soldi arrivano ripartiti in ogni account di ogni membro della band secondo le percentuali che stabilite, tutto automatico, vi paga dopo soltanto 3 mesi, avete sul vostro PayPal i soldini. Io non so se la SIAE sappia che cos'è PayPal, non penso. Quando vedi che ti arriva il pagamento di Soundriff con PayPal, è un sogno. Dopo 3 mesi invece che un anno, costa meno ai locali e a voi arriva di più. Ma ci rendiamo conto? Cioè, Soundriff trattiene solo il 25% e il 75% è vostro. La SIAE, se tu vai a suonare, è un bordello. A parte che non lo sai con certezza quanto ti arriva. Poi, ti arriva dopo un anno. Non si capisce niente in quei fogli che ti spediscono. Ragazzi, nel 2016 non ha alcun senso iscriversi alla SIAE. Veramente. Soundriff.com. Vi iscrivete, caricate i vostri MP3, quando andate a suonare fate tutto voi online, il borderò, create l'evento, mandate, inserite i dati, inserite l'email del gestore del locale, il numero di telefono, dite la data e loro verranno contattati da Soundriff, gli spiegheranno, gli manderanno la licenza e le istruzioni per pagare tutto online, loro faranno il bonifico, stamperanno la licenza, voi andate a suonare, dopo 2 o 3 giorni vi arriva sul conto, sul vostro account i soldi e dopo 3 mesi li potete prelevare. Ora, cosa ha senso, ditemi adesso, nel 2016 iscrivete alla SIAE. La SIAE fra 10 anni sarà morta. Vi do un consiglio se state iniziando adesso. Io ogni tanto vedo gente che si fa i selfie, che inizia adesso a suonare e dice: finalmente abbiamo depositato i brani in SIAE. Ragazzi, voi non siete giovani, voi siete morti. Cioè, non è più una questione di essere futuristici o meno. Voi, se avete 20 anni, 22 anni, avete fondato un gruppo da poco e vi iscrivete alla SIAE, non siete antichi, siete morti. Ok? Almeno questa è la mia opinione. Buona fortuna a tutti.